è successo e noi siamo arrivati qua dentro e hanno detto chi vuole entrare entra e fa lezione, chi non vuole entrare, chi non vuole fare lezione resta fuori. Ci hanno chiuso le porte e non hanno fatto entrare né minorenni né maggiorenni. Gli studenti dell'ISIS Foresi di entrambe le sedi, Grigolo e Salita Napoleone, questa mattina hanno deciso di protestare attraverso un tentativo di autogestione scolastica. A spiegare i motivi alla base della protesta è Giulia, rappresentante di classe. Il fatto che la Salita Napoleone è inagibile. Questo comporta che siamo costretti all'inizio di ogni anno a fare dei turni di 2 ore per alternarci qua sotto. E questo ci fa comunque perdere ore. Poi, carenza a livello strutturale dell'edificio. Infatti abbiamo finestre che non si aprono, finestre che non si chiudono, alcune aule che si allagano puntualmente appena piove un po' più del necessario, tende fatte con carta di giornale, crepe, intonaco che cede, rubinetti del bagno che a volte non hanno l'acqua, insomma sono milioni i problemi. Manca anche il materiale didattico, ad esempio la carta. Ora per una settimana noi siamo stati costretti a portarci le fotocopie per i compiti da casa, cioè ciascuno si è fotocopiato il proprio compito. E anche il fatto che abbiamo il dirigente che non è propriamente della nostra scuola, quindi non è sempre disponibile, quindi anche questo comporta il fatto che non ci può sempre ascoltare, perché ha una doppia reggenza con un'altra scuola. E non sappiamo dove finiscono i contributi scolastici, noi ogni anno paghiamo 60 euro, non si sa dove si finiscano, perché non è possibile che siamo 300 alunni e 60 euro non abbiamo carta per fare le fotocopie. Abbiamo un problema più grande di tutti, ovvero che abbiamo dell'Eternit, ovvero dei tetti in amianto che sono qui vicino a noi e che nessuno ci ha ascoltato finora per toglierli. Il nostro obiettivo in parte era anche attirare l'attenzione su di noi per essere ascoltati su questi problemi, quindi siamo contenti che ci siate qui.